Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Crisi, la Confindustria, rischio cedimento della tenuta sociale, UE accordo sull'unione bancaria a Genova e caccia al killer evaso. La ripresa italiana cammina sul filo del rasoio, danni come in guerra, c'è il rischio di cedimento della tenuta sociale, il quadro tracciato da Confindustria sul futuro dell'economia italiana. Per gli industriali il montare della protesta si potrebbe incanalare verso rappresentanze che predicano la sovversione delle istituzioni. L'Ecofin ha raggiunto un accordo sul meccanismo che farà fallire le banche in modo controllato senza che la loro crisi metta a rischio il sistema finanziario o gli stati. L'intesa, definita storica dal ministro Saccomanni, è stata trovata dopo oltre 12 ore di negoziati e preceduta la notte scorsa dall'accordo dell'Eurogruppo. E caccia in Liguria la serial killer Bartolomeo Gagliano, che mercoledì, dopo un permesso premio, non è rientrato nel carcere di Marassi. L'uomo, 55 anni, negli anni 80 ha ucciso 3 prostitute, armato in fuga su una Panda verde. Episodio gravissimo, dice il ministro Cancellieri. Estradato Vito Roberto Palazzolo, il tesoriere di Cosa Nostra, arrestato in Thailandia, è arrivato questa mattina allo scalo di Milano Malpensa. Era ricercato in campo internazionale dai primi anni 90 per il reato di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso, dovendo espiare una condanna a 9 anni di reclusione. Tragedia in piazza San Pietro a Roma, dove un uomo di 51 anni italiano si è dato fuoco. Si trova ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito. Non si conoscono le motivazioni del gesto, sono in corso gli accertamenti della polizia. L'episodio si è verificato alle 8:50 del mattino. Migliaia di manifestanti antigovernativi sono scesi nuovamente in strada a Bangkok per chiedere le dimissioni del primo ministro thailandese Shinawatra. Guidati dal leader dell'opposizione, sono partiti dal Monumento per la Democrazia nel quartiere, diretti verso la zona turistica, al grido «Via il governo corrotto!». Fabio Fognini si dà al calcio. Il Taggia, squadra che milita nel campionato di promozione, ha ufficializzato il tesseramento del tennista azzurro. Domenica Fognini, nato a Sanremo e vincitore quest'anno di 2 tornei del circuito ATP, sarà convocato per l'ultima sfida del girone d'andata.